Allora, buonasera, io provo questo esperimento in treno, visto che da domani sarò rituffatissimo nel lavoro in Senato. C'erano quattro notizie che avevo assolutamente piacere di darvi al più presto possibile. La prima ve l'ho già anticipata la settimana scorsa ed è il nuovo rapporto sulla finanza etica rispetto alla finanza tradizionale. E è stato redatto l'aggiornamento rispetto al rapporto che era uscito 2 anni fa, l'aggiornamento che prende in esame le grandi banche rispetto alle banche etiche, e questo aggiornamento è ancora più nettamente favorevole, dà risultati ancora più nettamente favorevoli delle banche etiche rispetto alle banche tradizionali. Banche tradizionali che naturalmente avevano avuto performance molto 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 buone fino al 2007, ma poi sono crollate. Invece le banche etiche, le banche sostenibili, non si sono mai esposte a rischi elevati, nemmeno nei periodi di grande espansione dei mercati finanziari, quindi la loro redditività è rimasta pressoché costante, ma appunto, non avendo sofferto della crisi dal 2007 in poi, negli ultimi 10 anni la loro redditività è stata 3 volte più alta rispetto a quella delle banche sistemiche, cioè delle grandi banche tradizionali. Poi vi metto il link all'articolo. Ribadisco, le banche etiche fanno finanza in maniera classica, in quello che almeno il cittadino si aspetta essere la maniera classica, cioè raccolgono i risparmi dei cittadini e concedono prestiti, mentre le grandi banche ormai europee e internazionali si dedicano molto 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 di più alle attività, quelle ad altissima speculazione, ad altissima velocità e anche a un elevato rischio. E infatti la seconda parte della notizia sulle banche è relativa al fatto che la BCE, quindi la Banca Centrale Europea, ha pubblicato una notizia che in un paese normale dovrebbe essere in prima pagina per un mese almeno, e cioè ha trovato che ci sono 12 banche nella zona euro, ci sono 12 banche più altre due britanniche, ormai la Gran Bretagna non fa più parte della zona euro, che non sarebbero in grado di resistere a una grave crisi finanziaria. Quindi questo, ribadisco, è una notizia che viene dal vicepresidente della BCE, della Banca Centrale Europea, che definisce queste 12 più 2 banche europee vulnerabili e che quindi saranno d'ora in poi oggetto di un attento controllo. Il problema è che naturalmente sono banche importanti e anzi 4 di queste sono considerate sistematicamente importanti, cioè cosa vuol dire? Che sono banche sistemiche, cioè se cadono loro c'è il rischio di effetto domino. Se cadono loro c'è il rischio di effetto domino. E queste banche, udite, 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 sono la BNP Paribas, che ha moltissime filiali anche in Italia, la BNP Paribas francese, che è la quarta banca, scusate, è la seconda banca più grande in Europa. Poi abbiamo, udite, udite, la Deutsche Bank, quarta banca più grande in Europa. Poi abbiamo Barclays e Société Générale, che sono la sesta e settima banca più grande d'Europa. Ribadisco, queste grandi banche sono considerate dalla BCE, quindi non certo dal sottoscritto, ma dalla BCE, sono considerate a rischio di default se ci dovesse essere una crisi finanziaria grave. E la BCE dice che no, queste ultime quattro che vi ho citato, le più grandi, non hanno livelli patrimoniali sufficienti per far fronte alle eventuali perdite in caso di una grave crisi. Quindi veramente notizie che dovrebbero essere sulle prime pagine per un mese intero. Chiusa la parte banca, non mi dilungo, poi vi lascio il link per chi vuole approfondire.
segnalo un ennesimo bellissimo post di Beppe Grillo in cui pubblicizza una acqua minerale che ha deciso, è nata come società cooperativa, quindi non per fare lucro, perché il guadagno che ottiene lo indirizza tutto, quindi il 100%, non il 10, il 15, il 5, il 100% del suo guadagno lo utilizza per progetti per estrarre l'acqua in Africa, quindi per procurare l'acqua a quella parte dell'Africa in cui è carente. È un'acqua minerale che è in bottiglie di plastica riciclata al 100%, si chiama RPET e la R davanti ovviamente sta per riciclata al 100%, e fra l'altro sono bottiglie quadrate come sezione, e in questa maniera non si spreca spazio, tutto lo spazio di un camion che le trasporta è sfruttato al 100%. Questa acqua si chiama Awara. Quindi chi dovesse trovarla al supermercato sappia che acquistandola fa un grosso favore all'Africa, perché appunto il guadagno va tutto in progetti per estrarre l'acqua in Africa. Terza notizia, ne ho quattro in tutto, per cui siamo alla terza. Non è una novità, ma lo ribadisco e vi lascio il link al video. Hanno aperto il primo supermercato senza plastica. Vi lascio il link del video. Questo è un supermercato in cui tutti gli alimenti sono imballati o con carta, vetro, oppure con plastica biocompostabile, cioè che si può mettere sull'umido e non ci sono problemi, nel senso che verrà compostata nell'arco di qualche settimana. Anche in questo caso vi lascio il link al video, ribadisco, non è una novità assoluta, ma è importante pubblicizzarla il più possibile, perché anche i nostri supermercati possono il più possibile appunto utilizzare imballaggi che siano riciclabili al 100%. Rispondo brevemente a quel tizio che mi ha detto che io vivo su Marte. No, caro signore, se lei va a vedere il mio blog a 13 anni di vita, se lo legge dall'inizio, forse si renderà conto che forse su Marte ci vive lei. Io vivo su questo pianeta e purtroppo con tutti e due i piedi ben piantati per terra, purtroppo, nel senso che, come dicono i romani, beati gli ignoranti. Molte volte sarebbe meglio essere ignorante per vivere meglio, per cui prima di giudicare una persona senza conoscerla, forse sarebbe il caso che lei, caro signore, approfondisse un attimino di più. Io non mi permetto di giudicare lei, ma se lei lo fa per primo, allora naturalmente mi tocca anche replicare. Ultima cosa, il caso Venezuela. Anche qui segnalo un post di Beppe Grillo, che continua a ripetere il suo blog, andrebbe letto molto di più. Venezuela, da alcune settimane siamo immersi in una narrazione che è la classica, in cui c'è un salvatore che viene a salvare il popolo. Però attenzione, il rischio è che si ripeta il caso Libia, in cui degli stati esteri, in maniera molto dirompente, si intromettono in quella che è una democrazia nazionale, in cui non avrebbero diritto di intromettersi, rischiando che le cose peggiorino. Allora, solo qualche dato, poi vi lascio il link al post di Beppe, ve lo riassumo. Questo Guaidó è un 35enne che si è specializzato a Washington, quindi si è specializzato in una scuola d'élite negli Stati Uniti d'America. Il Venezuela possiede un quarto delle riserve mondiali di petrolio ad oggi conosciute, quindi 8 volte di più degli Stati Uniti, che guarda caso si stanno interessando moltissimo del Venezuela. Il Venezuela è sotto sanzioni commerciali dagli USA e dall'Unione Europea, quindi queste due
grandi diciamo, paesi e federazioni che tanto si stanno, diciamo, stanno piangendo per il Venezuela, entrambe hanno sanzionato il Venezuela negli anni scorsi per un complessivo di 33 miliardi di dollari, quindi tanto sono preoccupate, ma tanto l'hanno sanzionata negli anni passati. Poi, parlando sempre degli Stati Uniti, fino alla presidenza Chavez, che era il presidente precedente, le aziende erano soprattutto controllate dagli statunitensi, quindi le aziende venezuelane erano per la maggior parte sotto il controllo degli Stati Uniti. Dal 2000 in poi le cose hanno preso una piega diversa perché hanno cominciato ad investire in Venezuela, Cina e Russia. E naturalmente a qualcuno questo evidentemente non ha fatto piacere, come non ha fatto piacere all'oligarchia venezuelana il fatto che una serie di imprese sono state nazionalizzate, quindi il contrario di privatizzate. Alcune aziende private sono state nazionalizzate, esattamente il contrario delle privatizzazioni. Alcune aziende sono state nazionalizzate, quindi da private sono diventate pubbliche e hanno lasciato l'acquolina, l'amaro in bocca a una serie di personaggi che fino a quel momento in Venezuela facevano grassi affari. Poi c'è un'altra notizia che ovviamente viene detta pochissimo e ringrazio Beppe Grillo ancora una volta per darci queste notizie preziosissime. Gli Stati Uniti hanno messo come esperto a seguire la situazione veneziana un tizio che si chiama Elliot Abrams, che è stato condannato per aver mentito al Congresso statunitense. Un tizio che è stato condannato e poi, guarda caso, graziato subito dall'amministrazione Bush per aver mentito al Congresso. Cioè è come se qua venisse il Senato italiano, un tizio mentisse, tra l'altro ha mentito sullo scandalo Iran, su una situazione di importanza internazionale, su una situazione iraniana. È come se venisse, ci mentisse a noi e noi per premiarlo lo mandiamo come esperto sugli affari internazionali. Quindi ancora una volta attenzione a quello che ci viene detto dai giornali e dai telegiornali. Chiediamoci sempre da chi sono posseduti i giornali e i telegiornali, chiediamoci sempre quali sono gli sponsor che tengono in piedi i giornali e telegiornali, le compagnie che fanno pubblicità e pagano altissime cifre per fare pubblicità, e rendiamoci conto che stiamo assistendo ad una storia purtroppo già vista in passato, proprio in Libia, in Iran, in altre situazioni in cui sembrava che dovessimo arrivare per fare il bene di quel paese e invece abbiamo fatto peggio. Bene, con questo chiudo, vi lascio, spero che si sia sentito decentemente, forse dai commenti mi pare che l'audio sia stato decente, e ci tenevo a darvi queste notizie stasera perché tra poco arriviamo a Bologna, a Appennini, e non ci sarà più assolutamente campo, e poi da domani non ci sarò più io, nel senso che riprendo chiaramente la mia attività ufficiale, e quindi ci vedremo, ma sul canale ufficiale, sulla mia pagina ufficiale, per cose ufficiali di politica. Quindi grazie a tutti, buona serata e buon inizio settimana. Ciao.